ben si sente il cocco e la banana. Non sono male anche questi. Potrei ricomprarli. Consiglio questo babini. Bobino, cattivo, cattivo, no, cattivo, cattivo. No, vieni. Canzoncino. Il budino. Thank you.
Aspetta. Nuovi acquisti su Amazon. Faccio vedere cosa ho preso. Che sono queste tre cose. Allora, primo questo che arriva così. Poche parole. È il kit per fare le scritte tipo come al bar, il cappuccino. Questo per setacciare il cacao. Questo è il cucchiaione, quello grosso che c'è dentro. Questo non ho capito che cosa serve, come si usa. Invece poi ci sono questi, che sono sono le formine. E questo è il kit. Adesso non mi ricordo. 15 euro, 14, 13 forse mi è costato in promozione. E sono questi che tu lo metti sopra il cappuccino, questo tipo love. Ci sono tante forme, l'albero di Natale, la faccina arrabbiata, c'è il sole, ci sono tantissime forme. Tipo questi cuoricini, questa con la scritta Love You. E ovviamente lo proverò insieme poi in un prossimo vlog, perché adesso non ho il cacao e poi lo proviamo insieme a vedere se funziona. Perché l'ho visto da una YouTuber che l'ha fatto vedere sia come funzionava e sia dove l'avevo comprato. Alla fine l'ho preso anch'io perché mi piaceva e volevo farla anch'io come al bar. Invece questi due sono due tazze. Dentro c'è il cucchiaino e poi questa è la tazza, che è la tazza a forma di gatto con il manico rosa trasparente. Allora, ho scelto questa qua grande che è costata 14 euro in promozione, perché così posso mettere il cappuccino, farmi il cappuccino in questa tazza grande. Però c'è anche quella piccola. In poche parole, c'è la tazzina per il caffè, quella piccola. Però di solito io preferisco le tazze così per fare il cappuccino. E dato che l'ho vista e mi è piaciuta, ho preso sia questa col gattino. Adesso vi faccio vedere anche l'altra, che è diversa, però ha le stesse cose. Ha sempre il cucchiaino, quello normale. Invece questa qui, ta-dan! Questa è con l'orso, dato che l'ho vista su Instagram, la stanno facendo vedere in tanti, eccetera. Loro l'hanno presa piccola, ma io invece l'ho presa grande, sempre per il cappuccino. Però questa è normale, ma con l'orsetto. E dato che sono tutti e due carini, allora l'ho presa. Ovviamente si può mettere anche così. Cioè, no, vabbè, ma quante sono belle. Poi messi così, ancora più belle, secondo me. Secondo me sono ancora più belli così. Cosa ne pensate? Dovrebbe essere 14-15 euro l'una. Invece quella più piccola, non mi ricordo se costava 10 euro, ma secondo me è uguale il prezzo. E allora ho detto quasi quasi prendo queste qua, che sono molto più belle per fare il cappuccino. Infatti poi lo faremo insieme. E niente, per adesso sono stati questi gli acquisti. Poi ho preso le due lampade, che adesso vi faccio vedere. Le ho già montate, vi faccio vedere le lampade che ho preso, le due lampade, e poi il mangiare per i conigli, che però vabbè, quello è sempre lo stesso. Comunque queste qua sono le stesse cose. Intanto vi metto le due clip delle lampade che abbiamo già montato. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato queste cose qua.
Questa è la marmellata di aloe vera asiatica, quella che vi avevo fatto vedere quando ero andata a Milano, che c'era la fiera e ho preso il baratto. Ed è fantastica per il mal di gola perché te lo fa passare. Sa di miele e aloe vera. Ed è fatta così. Comunque ve lo consiglio, lo trovate anche sul sito, è buonissimo e vi aiuta per il mal di gola, molto buono. La mettete nell'acqua o la potete mangiare anche così normale, fantastica. Vi faccio vedere che cosa ho comprato dai cinesi quando sono andata al parrucchiere, che il mio ragazzo si è fatto i capelli. Ho visto questi campioncini, praticamente cheratina per i capelli. È un kit ricostruzione alla cheratina. Praticamente dovrebbe idratare, proteggere, illuminare e anticrespo di questa marca. Sono due, l'ho pagate 5 euro tutte e due, perché giustamente uno lo devi usare prima uno e poi un altro, cioè tutte e due li devi usare, e ovviamente c'è scritto di mettere, lasciare in posa 10 minuti quando hai utilizzato tutte e due le bustine. Ovviamente lo proviamo insieme, vi faccio vedere il risultato del prima e del dopo e vi dico se vale la pena prendere il barattolo più grande oppure non è buono e non ne vale la pena. Lo proviamo insieme e vediamo. Intanto vi lascio il prima e il dopo della clip, così almeno lo notate anche voi, e poi vi dirò che cosa ne penso.